Carissimi amici, buon pomeriggio, bentrovati da Yuri Galgani per conto dell'Unione Sportiva Follonica Gavorrano. Racconteremo la semifinale in gara unica di Coppa Italia tra l'Unione Sportiva Follonica Gavorrano e la Virtus Ciserano Bergamo. Un tocco di mano evidente e c'è la rete! C'è il vantaggio! Arduini porta in vantaggio al terzo minuto di gioco il Follonica Gavorrano. Diurni, pallone impreciso, lo recupera però Grifoni, cross in mezzo all'area, c'è il colpo di testa in corsa da parte, lui non rilevato dal direttore di gara, palla adesso per Bardelloni, Bardelloni all'uno contro uno, Bardelloni, tiro, palla ribattuta, pericolo scampato dal Follonica Gavorrano, intanto rimane a terra, batte direttamente verso l'area, salta Silla, recupera il pallone Grifoni, contro cross, testa di Tigani e sbaglia da posizione ravvicinata Capitan Dierna, fittissima la barriera Selvatico e Bardelloni, c'è anche il carro e c'è questa palla a girare da parte di Selvatico che termina sul fondo, buona l'esecuzione, non trova Selvatico sul pallone pronto a battere questa punizione, è uno schema, tiro di Bardelloni e c'è il gol, uno schema, sorpreso la retroguardia del Follonica Gavorrano, Silla di esterno destro per Bruni, conclusione di Bruni, palla sul fondo, brividi per manovriera la formazione di Del Prato, c'è la conclusione insidiosa da parte di Confalonieri, dopo il pareggio è salita in cross verso Confalonieri, parata decisiva da parte di Ombra, anche in questo caso poco reattivo, fallo, c'è il rosso ai danni di Tigani, quindi Follonica Gavorrano in 10 e arriva il duplice fischio dell'arbitro da barriera, lo sicco, l'arbitro non fischia, Silla, palla che rimane sui piedi di Silla, Silla, Bruni! Sbaglia un vero e proprio rigore in movimento. Di testa Nessi allontana, mette giù il pallone però lo sicco. Dierna non riesce a concludere. Selva di gambe, deviazione in rete! C'è la doppietta da parte di Arduini. Arduini riporta in vantaggio il Follonica. Arriva! C'è subito il tiro da parte di Giustarini, deviazione ad allontanare da parte di Bruni, si continua a giocare, cross di Madonna con Falonieri a terra, c'è un tiro da parte al limite dell'area, Nessi, c'è la conclusione da parte di Bertoli che è riuscito a girarsi in un fazzoletto. Salto finale della squadra ospite, colpo di testa, parato e arriva il triplice fischio finale, il Follonica Gavorrano, fatecelo dire con merito, si qualifica per la finale di Coppa Italia.